Racconto di Natale di Fiona Giordano. La notte era gelida, avvolta di un manto di stelle e della sua bellezza misteriosa. La luna culava quella pace con la sua luce, troppo flevile per essere così alta nel cielo, troppo fioca per quel buio soffocante. L'aria che si respirava era pungente, irritante, non di certo un toccasana come quello della campagna alla quale era abituata la piccola bambina, dei capelli rosso fuoco e gli occhi color di ghiaccio. Si distingueva tra tutto il manto bianco, le persone che sembravano palazzi in confronto a lei, i loro giubbetti troppo grigi e tristi, le loro facce stanche che erano in netto contrasto con la sua gioia nel vedere le luci colorate. Le vetrine variopinte e la speranza di riconoscere qualche viso simile al suo. Aspettava con impazienza qualcuno da fuori il negozio di caramelle. Una grande mano gli picchiettò il polso e lei si girò piano piano, alzò la testolina e i suoi occhi dolci. L'uomo aveva un fare curioso ma gentile, un sorriso rassicurante, ed era l'unico ad essere così tra i tanti volti. «Ti sei persa, piccolina?» disse il uomo con la voce più dolce del miele. «Cerco Babbo Natale, perché sono sempre stata buona, ma non mi ha mai portato un regalo.» «Io so dove si trova. Seguimi. Ti fidi di me?» «Ah, davvero lo conosci?» «Sì, sì, lo conosco. Prendi la mia mano e andremo nella sua fabbrica magica.» «Davvero? Ci sono i giocattoli e gli elfi magici?» «Certo che ci sono. Giocattoli a perdita di occhio e gli elfi sono così spiritosi e buffi. Poi la magia sprizza in mille luci arcobaleno.» «E le caramelle? Ci sono, vero?» disse la bambina con il viso che brillava. Gli occhi del uomo erano cambiati. La luce di gentilezza aveva lasciato posto a un baglione di crudeltà e pazzia. «Sì, ce ne sono tante, le più buone e dolci.» Con la sua calma la portò tra il verde della campagna che l'aveva visto crescere, prima splendente ed era così oscuro. Tutto iniziò. Il corpo si muoveva secondo ogni pensiero dell'uomo. Di quella notte aveva memoria di cose più belle: la neve che l'aveva accolta, le stelle lucenti, la piccola speranza di riuscire a respirare, la voglia di rivedere le strade colorate e di porre fine a quel silenzio opprimente. Quando l'uomo la lasciò sola e abbracciata dal freddo, lei rimase lì, con lacrime che le graffiavano il viso, sotto quelle maledette stelle.